Ci sta a perdere a Bergamo, ma l'ennesimo rimpianto della Sieco va individuato nel solito set perso i vantaggi, e sono sette, non certo pochi. Nonostante la consueta prestazione di Sant'Angelo, 20 punti e 49% offensivo, oltre a due ace e un muro punto, la squadra ha ribadito i suoi limiti, soprattutto nelle fasi clou. Ma ora occorre pensare solo al match di domani. Al Palasport scenderà inizio ore 19 il Reggio nell'Emilia che, rilanciato da due successi di fila, di punti ne ha 14 contro i soli due di un'impavida in ogni caso attesa dalla giornata del riscatto. In A3 un travolgente ABBA liquida la ora ex capolista Macerata con un 3-0 nettissimo anche nei parziali al di là di una partenza equilibrata. Ottimo Catone in regia, ma tutta la squadra merita dal 7 in su. In attesa del recupero di Torino, che porterebbe al comando solitario il Pineto, ecco la trasferta a Brugherio nel Monzese, domani alle 18 contro il fanalino di coda. 3 punti da incamerare senza rilassarsi. In A2 femminile perde di nuovo l'Altino, stavolta a Ravenna. Lo sfogo di certo condivisibile del Press Papa fa da parafulmine a un gruppo che sta lavorando con ossessivo impegno. Troppe le vicissitudini di una società comunque passata alla miracolosa storia con un borgo di 3.000 anime. Non va mai dimenticato. In B maschile giornataccia delle nostre, il Paglieta accade in casa col Meta in modo inaspettato, più grave lo scivolone pure per 1-3 dell'Alba nello scontro salvezza col Bellaria, anche sfortuna nei due set persi ai vantaggi, ma ora Lisei in coda solitaria e non sarà semplice rialzarsi. In B1 femminile niente da fare per la rimaneggiata, ancora una volta Teatina sul campo del Forte Capannori, ma il 30-28 della prima frazione e gli altri set persi, ma giocati, oltre i 20 punti ad alto livello, sono indizi positivi per un sestetto che prosegue nella sua crescita. In B2 onore e gloria alla capolista Teramo di Marcela Corzo che batte il rimonta al tiebreak al termine di un match affascinante la vice Corridonia, pure al tiebreak ma in negativo conclude un generoso Cetias Montesilvano Coltrani, rimpianti molti ma un punto fa classifica in un turno in cui la Danunziana ha riposato il Gada Pescara 3 che vive un momentaccio cede di nuovo in casa col Bari. Domani niente palla a volè, la nona puntata è in programma mercoledì 15 alle 21.